Jacopo da Bassano. Jacopo da Ponte, detto anche Jacopo da Bassano, nasce appunto a Bassano del Grappa nel 1510. Figlio di Francesco il Vecchio, noto pittore dell'epoca, Jacopo inizia la sua carriera artistica proprio nella bottega del padre, dove dipinge nel 1530 il presepio di Bastagna. Proprio in quell'anno lascia la bottega paterna e si dirige a Venezia alla scuola di Bonifacio de Pitati, dove rimase 5 anni. A Venezia, Jacopo da Bassano viene influenzato da Lotto e da Vecellio e inizia così a dipingere con un marcato realismo. Nel 1540 Jacopo torna alla sua città natale per partecipare con confraternite e continuare lì la sua attività pittorica. Il suo stile resta improntato al manierismo della scuola del padre, ma sottolinea i suoi dipinti con una grande quantità di dettagli e un uso indovinato della luce, mediante effetti cromatici e luminosi in composizioni vivide, fantasiosi e mai ripetitive. Un esempio è il dipinto del Giardino dell'Eden, dove Adamo ed Eva sono ripresi con gli animali che riposano in primo piano ed un ricco paesaggio nello sfondo. Il dipinto più famoso di Jacopo da Bassano è L'Ultima Cena, conservato nella Galleria Borghese di Roma. Datato 1542, è uno dei capolavori della pittura italiana del XVI secolo. Jacopo si ispira al famoso dipinto di Leonardo da Vinci, ma a differenza di questo, la scena è caratterizzata da pescatori scalzi catturati nel momento in cui Cristo chiede chi lo tradirà e la luce, passando attraverso un bicchiere di vino, macchia la tovaglia bianca di rosso. Jacopo da Ponte rimase per tutta la vita a Bassano, dove morì nel 1592, spostandosi solo nei paesi circostanti per lavori su commissione. Se ti è piaciuto questo video, prosegui con i prossimi artisti. Buon ascolto!